Questa pausa è venuta, come si dice, a fagiolo, però adesso inizia questa lunga volata, come hai detto. Sono 9 partite, 9 partite tutte difficili, 5 delle quali in trasferta e con una situazione di calendario non facile. La Virtus comincia a Sassari, all'andata finì 85-80, vinse la Virtus con una partita straordinaria di Sanni Kitz, con Sassari che giocò malissimo. Ero alla Unipol Arena, vidi la gara, questo atteggiamento anche molto morbido da parte di Sassari, ma è un atteggiamento che Sassari ha avuto anche altre volte e bisogna fare molta attenzione perché è una squadra che ti lascia credere che tu puoi vincere o magari pensi di avere vinto e poi ti torna sotto in un attimo con qualche canestro da 3 punti, con qualche contropiede, con qualche rimbalzo offensivo. Quindi la partita è molto delicata, tra l'altro vincere a Sassari è molto difficile, Sassari è una squadra che in casa esprime ancora di più la sua forza del gioco a campo aperto, del gioco veloce, quindi la Virtus ha la necessità di controllare i ritmi. Quindi a questo punto, per controllare i ritmi, si parla degli esterni, dei giocatori che hanno più spesso la palla in mano, e quindi si parla di Poeta, e quindi si parla di Vitali che non è in condizioni fisiche buone, darà una mano, ma si parla soprattutto di Koponen, si parla di un giocatore come Douglas Roberts. Insomma, io credo che gli esterni della Virtus saranno impegnati moltissimo nel cercare di controllare questo sistema di gioco di Sassari, che è un sistema molto divertente, vincente.